Zingaretti, altro che Marino, e a Fasciani, agli Spada, a voi diciamo che non abbiamo nulla a che fare, noi siamo impermeabili a tutte le infiltrazioni mafiose. Nel PD ne arrestano uno al giorno, nel Movimento 5 Stelle non c'è nessun indagato, nessuno arrestato, questi sono i fatti. Quindi non provateci, cari Orfini, cari Esposito, noi siamo impermeabili alla mafia e non abbiamo nessun rapporto con i clan di Ostia, mettetevelo in testa. Le prossime primarie voi le farete dare Bibbia, perché ormai di arrestati ce ne avete troppi. Quindi non insegnate al Movimento 5 Stelle cos'è la lotta alla mafia. E Zingaretti dovrebbe saperlo, perché anche a lui ne arrestano uno al giorno, fra dirigenti, consiglieri regionali. E come mai Zingaretti non vuole la commissione antimafia che il Movimento 5 Stelle chiede da 9 mesi? Chissà perché. Qui ha inaugurato, mentre stiamo passando, una casa della salute. E intanto il Grassi è allo sfascio. Questa casa della salute è una truffa ai cittadini, perché è vuota, l'hanno inaugurata e non c'è ancora nulla di attivo. Questa è la presa in giro che Zingaretti fa in tutto il Lazio, ci costa 40 milioni di euro. Quindi siamo qui ancora per ribadire una volta a tutti quei giornalisti che ci associano anche loro ai clan di Ostia, che noi con i Fasciani, con gli Spada, lo ripeto, non avremo mai nulla a che fare.